Lubrificare la tavola da corsa del treadmill. Per procedere, avrete bisogno della chiave esagonale blu a forma di T in dotazione con la macchina o di una chiave esagonale qualunque. Avrete bisogno di olio al silicone o di vasellina. Potrete acquistare questo silicone, possibilmente liquido, nei negozi specializzati. Per prima cosa, spegnete il treadmill e disinserite la spina. Usate la chiave a T o la chiave esagonale. Allentate entrambi i bulloni del rullo posteriore con 5-6 giri antiorari. Questo dovrebbe garantire che il nastro di scorrimento sia abbastanza allentato per sollevarlo. Sollevate il nastro più che potete e applicate il silicone a zigzag sull'intera superficie della tavola. Non applicate il silicone sulla superficie del nastro di scorrimento. Rilasciate il nastro e stringete entrambi i bulloni del rullo posteriore in senso orario con gli stessi numeri di giri dell'allentamento. Reinserite la spina e accendete il treadmill. Per i modelli prodotti dopo il 2006, resettare il messaggio di lubrificazione e tenere premuti simultaneamente la freccia Speed Up o Speed Più e il tasto Stop per 5-7 secondi. Scendete dalla macchina e premete Start. Fate scorrere il nastro a 5 km orari per 3 minuti per distribuire bene il silicone. Poi camminate sul treadmill per 3 minuti per completare la distribuzione del silicone e controllate che il nastro di scorrimento sia ben teso e allineato. Una volta che il nastro è centrato, fermatelo. Rimuovete l'eccesso di olio con un panno umido. Note: se il messaggio di lubrificazione riappare dopo circa 8 km di uso, resettate ancora il messaggio assicurandovi di tenere premuti contemporaneamente il tasto Stop e il tasto Più della velocità. Congratulazioni! Avete completato la lubrificazione della tavola da corsa. Per vedere altri video sulla manutenzione, visitate il nostro sito www.horizonfitness.it.